Ricordi nell'oblio, memoria pannata, senso dell'abbandono, la frustrazione di chi, da quegli occhi, non viene più riconosciuto. Questo è molto altro racchiuso in una sola parola, Alzheimer, malattia degenerativa invaridante con numeri purtroppo in continua crescita. Solo in Puglia ci sono 70.000 casi, 7.000 nel capoluogo. E a Bari, nel prestigioso teatro Pretruzzelli, è stata organizzata una serata per accogliere fondi a favore della casa Alzheimer Don Tonino Bello, che dal 2013 si propone come luogo di accoglienza e socializzazione non solo per i malati ma anche per le loro famiglie che come ha detto il presidente di Alzheimer Barionlus Pietro Schino hanno bisogno di ricaricare le batterie per affrontare la quotidianità. Prosa, danza, musica e solidarietà, questo è il nome della serata e l'insegna della beneficenza. Le luci del teatro si sono abbassate quando è stato proiettato il cortometraggio L'abbandono del regista pugliese Salvatore La Notte con Alberto Rubini, padre del famoso attore Sergio, ospite anche lui della serata e Mari di Pace minuti intensi in cui il dramma del ricordo di una vita cancellata dall'Alzheimer traspare, chiaro, negli occhi di una figlia che non viene riconosciuta dal proprio padre poi la musica della Muley Live Band dottori e infermieri di giorno musicisti di sera sul palcoscenico anche i ballerini Dalino Amoruso e Macrilla Saponara e il racconto di tre diverse declinazioni di amore di Alberto Rubini una serata che ha fatto centro insomma in un Petruzzelli gremito in prima fila anche Gianluca Paparesta presidente dell'FC Bari 1908 e compagno della presentatrice della serata Micaela Calcagno, oltre a Michele Emiliano e Francesco Schittulli, candidati alla presidenza della Regione Puglia.